Benvenuti a tutti, questa è la cimice del lunedì, il weekend va dal 13, weekend, la settimana va dal 13 al 19 febbraio 2017, lì abbiamo Smois. Ciao a tutti ragazzi. Eccolo lì, compare. E facciamo un episodio della cimice abbastanza veloce perché in realtà di notizie succose ne sono uscite poche questa settimana. Ma prima partiamo, come al solito, dalle uscite videoludiche che ci attendono, quindi che usciranno da domani, da oggi, in realtà oggi non è uscito nulla, a domenica. Abbiamo For Honor, che è il titolo più atteso dei quattro che abbiamo visto in uscita durante la settimana, e abbiamo giocato anche la beta, Closed, e l'ho giocata anch'io, ma non vi ho portato il video sul canale perché non l'ho trovata estremamente interessante. Il gioco mi sembrava un po' macchinoso, un po' lentino, però potrebbe essere divertente perché è multiplayer completamente, perlomeno incentrato molto sul multiplayer, e quindi potrebbe portare alla nascita di esperienze interessanti, mettiamola così. Secondo gioco in uscita di questa settimana è Sniper Elite 4, atteso da chi è appassionato del genere. Sì, anche se il 3 ha deluso un bel po' di gente, a quanto pare. Poi abbiamo su 3DS l'uscita di Dragon Ball Fusions, che dovrebbe essere sempre della serie Dragon Ball. Non credo sia un RPG, ma non ho indagato. No, non credo neanch'io. E poi abbiamo Holy Potatoes Were in Space, che è un gioco che non ho idea di cosa sia, ma il titolo mi incuriosisce. Ed anch'io, però direi di andare a vedere, metteremo il trailer come al solito, i trailer nei link in descrizione, quindi se siete curiosi di sapere cosa sia Holy Potatoes andate a vederlo in trailer, lo guarderemo anche noi. Ti lascio le news della settimana scorsa. Sì, ci sono alcune cose interessanti. Beh, la più breve, ve la dico subito, Destiny 2 arriverà nel 2017, quindi confermata la finestra di lancio di quest'anno per Destiny 2. Steam, più interessante invece, perché ha ripercussioni più ampie, Steam Greenlight praticamente morirà, verrà spento, e lascerà il posto a un nuovo servizio di Steam per il lancio di giochi indie che si chiamerà Steam Direct. Cosa cambia? Principalmente cambiano due cose. Il processo di iscrizione a Steam Direct sarà molto più snello e sarà una specie di autocertificazione, da quel che si è capito, dai rumor che abbiamo ricevuto, e il prezzo aumenterà. Prima con Steam Greenlight bastavano 100 euro, 100 dollari più o meno, adesso invece pare che il prezzo iniziale vari dagli 800 ai 5000, non hanno ancora scelto bene il target. Questo ovviamente diminuirà tantissimo il numero di titoli presentati, e secondo almeno Steam dovrebbe alzare la qualità perché non tutti se lo possono permettere, quindi solo qualcosa che solo un team di sviluppo che è veramente dedicato dovrebbe avere le risorse per investirle. In realtà io sono sempre scettico per le soglie di sbarramento basate sui soldi, perché sono troppo legate a quello che è il reddito personale dello sviluppatore e molto poco invece da quella che è la qualità intrinseca del prodotto. Dall'altro lato, riuscire ad avere un sistema che misuri la qualità di un prodotto è molto difficile, guardate le difficoltà con Kickstarter. Quindi tutto sommato credo che Steam abbia scelto la via più semplice, non necessariamente quella più corretta per gestire questa situazione. Ci sono state infatti critiche da molti indie developers su questo, sì. Si è aperta un po' una pentola a pressione su questo punto. L'unica cosa è che sarà una piattaforma più libera, ci sono meno vincoli e sarà molto più facile, molto più trasparente tutto il processo, sia per gli sviluppatori sia che per gli utenti come noi, quindi ci sarà probabilmente un po' un miglioramento nella comunicazione da tutti i lati. Stanno studiando altre tipologie. Io tutto sommato non sono negativo a priori con questo, su questo cambiamento, ma vi ho già detto le mie perplessità. Sì. Vedremo. Il punto è, fra sei mesi, fra un anno, vedremo quali sono i giochi che sono usciti sotto Direct, vedremo se la qualità è migliorata o diminuita. Tutto lì. Nintendo non lavora un successore del 3DS. Questa è una notizia che è un po' girata. In realtà non è stata esattamente così. La dichiarazione di Kimishima, se non sbaglio, era... un successore del 3DS non è attualmente in lavorazione.
in particolare un successore 3DS che abbia due schermi, cioè un 3DS non è in lavorazione. Ma, nella stessa frase, diceva: non escludo che però in futuro Nintendo farà di nuovo una console puramente portatile per portare avanti la linea. Quindi magari non vedremo mai un new 3DS, ma vedremo un new Game Boy o l'evoluzione di un Game Boy, ovvero o un'evoluzione di Switch che sia solo portatile, perché comunque Switch può essere l'erede anche del 3DS sotto l'aspetto portabilità. Una mini Switch. È una portable Switch, una mini Switch, magari che la si può utilizzare come doppio schermo, come pad che puoi attaccare la Switch e quindi hai il doppio schermo di nuovo, magari retrocompatibile con i titoli 3DS e Wii U, sarebbe molto carina, però vedremo, sono tutte le azioni. Comunque non escludono a priori, quello che noi pensiamo in realtà è che se Switch venderà molto molto molto, non avrà forse molto senso creare una console che sia solo portatile, a meno che Nintendo non abbia determinate necessità dovuti a delle innovazioni tecnologiche, delle innovazioni di gameplay, da richiedere una console solamente portatile diversa da Switch. Sì, bisogna, in premessa non guardare, vogliono vedere come andrà, perché Wii U ha fatto un buco nell'acqua. Sì. In termini di vendite, quindi, no? Di prodotto. Quindi mi sa che sono un po'... Il 3DS ha venduto in ogni casa, tutti hanno un 3DS praticamente, quindi bisogna stare un po' attenti, sicuramente. Anche se il new 3DS invece è venduto abbastanza male, è arrivato al pelo con le attese, e quindi se Switch avrà successo probabilmente non avrebbe molto senso fare una riedizione del 3DS, un'ennesima riedizione. Qualcosa di nuovo, se non avrà successo o Switch portata anche in quell'ambito al 100%, se Switch venderà come alcuni analisti si aspettano tantissimo. Vedremo. Perfetto, poi vogliamo presentare un canale amico, oggi presentiamo Unpetrackable, che lui fa gameplay, fa recensioni, in questo momento ha fatto una recensione su Lisa, che è un gioco, a quanto ha detta sua, simile a Mother, che conoscete la serie Mother, la serie Earthbound, ok? Sì. E dategli un'occhiata, penso che io me la guarderò subito dopo aver fatto questa registrazione. In realtà, contemporaneamente, sta facendo anche dei video dedicati a Bioshock, sono dei video di gameplay. Bioshock 2, scusa. Cioè. Sta riprendendo la saga, è molto, molto interessante. Ha finito Flashback. E quindi, no, andate a vedere il canale, è decisamente interessante. Se poi vi piacciono i let's play, vi invito soprattutto a seguirlo, perché è molto bravo a narrare quello che sta facendo e quello che si trova davanti. Lo butta come se fosse un racconto mentre gioca, ed è una cosa decisamente difficile da fare, e lui la fa bene. Quindi, approvato da Smois. Decisamente. A cosa stai giocando? Sto giocando a Europa Universalis 4, come ben sapete tutti. Sapete anche che abbiamo aperto un secondo canale, lì pubblichiamo i let's play strategici. E in Europa Universalis sto giocando per i compiti e anche per conto mio, per provare cose. Insomma, sto studiando un po' da solo. E ho preso gli ottomani, che mi danno l'opportunità di provare molte cose dal punto di vista militare, perché hanno una cassa incredibile, e mi perdo altre cose secondo me, perché devo fare i conti con uno stato talmente grande che magari problematiche di stati più piccoli non riescono neanche a emergere, non ne ho. Però bisogna pure iniziare da qualcosa, e quindi ho deciso di iniziare da una cosa cicciona, consigliata anche per gli inesperti come gioco. E poi sto portando avanti Grand Kingdom, molto molto divertente, molto bello, è tattico, non è strategico, se poi vogliamo dare un senso alla parola tattico, e a turni. L'unica perplessità che mi sta lasciando in questo momento, che in realtà non è una perplessità ma è un fastidio, è che non è possibile salvare durante una missione, una quest,
Quindi o salvi prima o salvi dopo o perdi i progressi se per qualche motivo devi spegnere la partita. Quello mi ha un po' mi rompe. Ma è un problema mio con tutti i giochi che non ti permettono di salvare in qualsiasi momento. Sì, esatto. Anch'io ce l'ho con Uncharted, che ho finito ieri, quindi mi è piaciuto. Credo che aspetterò un po' prima di giocare il 2, il 3 e il 4. Sì. Sarebbe forse un'indigestione giocarli tutti e quattro di fila, però li giocherò sicuramente. Last of Us l'ho lasciato per ora fermo perché non ho tempo di continuare. Ho bisogno di dedicarmici una giornata, un pomeriggio a The Last of Us, non posso giocarlo 10 minuti e in questo periodo non ce l'ho. E con Europa Universalis 4 sto facendo la mia terza partita di fila e questa è dedicata alla Lituania. Sto tentando di formare il Commonwealth con la Lituania, quindi prendere anche il trono di Polonia e unificarli, e contemporaneamente, prima di fare tutto questo, sto tentando di fare la Grand Duchy, cioè arrivare con un development di 1000 senza passare a regno. Ah, però. E quindi sto tentando di fare il trittico di achievement. Esatto, ovviamente, perché sto giocando in Iron Man. Beh sì, Iron Man tutta la vita, se non devi registrare qualcosa è il rischio di perdere save game. Sì, anche se però l'Iron Man non ti permette di ricaricare se fai un misclick o qualcosa del genere, quindi però purtroppo Paradox ha deciso che per sbloccare gli achievement devi giocare in Iron Man con tutti i loro giochi, per cui così è. Beh, per ora. Ha un senso, cioè non mi disturba più di tanto. Adesso poi col salvataggio in cloud il rischio di perdere il save game è relativamente basso. Sì, decisamente. No, esatto. Cioè, l'Iron Man non lo salvo tutto in cloud, però sì, puoi sbagliare. Esatto. Ecco. Bene. Abbiamo finito, quindi ci vediamo lunedì prossimo. Sì. E se vi è piaciuto questo video, se siete curiosi, vi invito come al solito a mettere un bel mi piace e iscrivervi al canale, così sarete sempre aggiornati su quello che facciamo. Esatto. E, ultima cosa, vi invito anche a iscrivervi alla pagina Facebook, perché è il nostro ricettacolo di informazioni e lì scriviamo tante cose. Yep. Ciao. Ciao.